Salve a tutti da Francesco Samani, come ci eravamo lasciati nel video, nella prima parte relativa allo svolgimento di un'unità didattica di apprendimento, quindi UDA, ci stiamo preparando al concorso docenti 2020, ho deciso di parlare in merito al momento docente. Ho cercato di formalizzare la risposta cercando di andare a generalizzare l'unità di apprendimento per tutte le classi di concorso, dicendo insomma quali sono le varie fasi e i vari step. Allora, ero arrivato ai prerequisiti, quindi c'è lo svolgimento, c'è la fase introduttiva. Lo svolgimento della lezione, all'interno dello svolgimento della lezione si valutano i prerequisiti. Dopodiché c'è la trattazione della lezione e sicuramente è importante cominciare a parlare per quanto riguarda il momento docente del modulo di elasticità tangenziale. Il modulo spesso viene chiamato con G, che è il rapporto di M che moltiplica 2 M più 1 per E. Ricordo che il coefficiente di Poisson è 1 su M, quindi 1 su M è anche meno epsilon T su epsilon con L. Poi, durante la lezione si possono fare anche degli esempi. Calcolare ad esempio il rapporto 1 su m nell'ipotesi di v costante sia v0 uguale a 1, il volume del corpo deformato per piccole deformazioni quanto vale, e nel nostro caso sarà 1 più epsilon 1. 1 più epsilon 2, 1 più epsilon 3, che può essere approssimato alla somma di 1 più epsilon 1 più epsilon 2 più epsilon 3. Poiché per ipotesi v è uguale a v0, allora la somma di epsilon 1 più epsilon 2 più epsilon 3 è uguale a 0. Il caso isotropo e quindi epsilon 2 sarà uguale a epsilon 3, si ottiene in definitiva che 2 epsilon 2 è uguale a meno epsilon 1. È importante la definizione del momento di inerzia polare, come la sommatoria del prodotto di A per y quadro, e poi cerco di parlare rapidamente insomma della trattazione della lezione, perché mi rendo conto che può essere interessante solo per la classe di concorso A042. Gamma è il prodotto B'. Su L, io adesso vado velocemente, ovviamente agli studenti dobbiamo spiegare il significato di tutti questi simboli, BB' e Y teta, eccetera, eccetera, per cui alla fine si ottiene che teta è uguale al momento torcente per L su G per IP, con il momento torcente che è G per gamma, il prodotto di G gamma. Quindi si può anche mettere in evidenza la somiglianza con la formula dell'angolo di flessione. Φ è il momento flettente per la lunghezza diviso il modulo di Young per I. Quindi a questo punto sicuramente bisogna, trattata la parte nozionistica, bisogna
far capire agli studenti che in genere un corpo è soggetto a torsione quando la risultante delle forze esterne è una coppia, agente in un piano perpendicolare all'asse del corpo stesso. A tale sollecitazione si oppone quella della resistenza interna che provoca una rotazione, seppur modesta, tra una sezione e quella successiva. In genere il momento torcente è costante su tutta la lunghezza della trave, se invece agiscono più coppie il momento non sarà costante, ma sarà costante solo nell'intervallo tra due coppie consecutive. E cos'altro dire? Vediamo se c'è spazio. No, devo inserire una nuova diapositiva. Prendendo due sezioni, ad esempio di un cilindro, adesso vado veloce sulla parte specifica, definendo in questa sezione un punto A, c'è questa generatrice e ci sarà questa rotazione e qui ci sarà il punto B, che andrà a individuare un angolo alfa. Allora, una generatrice del cilindro AB inizialmente rettilinea, quindi questo, chiamiamolo quindi AB, B'. AB, questa è una retta, ovviamente se qui c'è un momento torsionale, questa generatrice si deforma secondo un arco di elica cilindrica. Una fibra interna parallela alla generatrice subisce lo stesso effetto anche se in misura ridotta poiché è meno distante dal centro. E qui quindi si può riprendere la formula per la quale se la sollecitazione esterna non supera il limite di elasticità, tau e g gamma, con g ovviamente il modulo di elasticità tangenziale. Poi si possono dare alcuni valori dei momenti, i max di W per una sezione ad esempio circolare piena di diametro D, in cui si può fare anche una tabella dopo aver spiegato, insomma, introdotto i significati di queste grandezze, ad esempio per una sezione circolare piena. Sezione circolare piena, lo scrivo così. Questa è la parte, diciamo, più nozionistica che voglio trattare rapidamente. Pi greco 32esimi di alla quarta di mezzi e pi greco 16esimi di alla terza. Se la sezione, ad esempio, circolare cava di diametro, cioè ci sarà un diametro interno e un diametro esterno, ovviamente. Qui i max sarà di esterno mezzi e puntini puntini. Ovviamente poi è importante parlare dell'equazione di stabilità. Quindi, come in tutte le sollecitazioni semplici, anche nel caso della torsione, la resistenza della struttura è assicurata quando la massima tensione interna unitaria tau non superi il determinato limite di tau max. Quindi la sollecitazione interna tau interno, deve essere minore strettamente di tau max. Ovviamente poi bisogna anche dire che ci sono determinati coefficienti di sicurezza per cui non ci si avvicina mai alla tau max. Considerando quindi una sezione qualsiasi normale all'asse generico della trave, ricordando che le tensioni interne sono proporzionali alla distanza del centro, si può fare una proporzione per cui tau sta y come tau max sta ad R, dove R è il raggio della sezione. E quindi tau max diventa pari al momento torcente per il raggio diviso IP. Si definisce poi il modulo di resistenza a torsione WT come IP su R e quindi si trova che tau max è il momento torcente diviso il modulo di resistenza a torsione. Ok, anche qui non voglio fare una trattazione troppo lunga, questa è la seconda parte di svolgimento. Scrivo qui e continuerò poi con una terza.
Vi ringrazio e un caro saluto da Francesco Samani.